Castiglione delle Stiviere incontriamo l'assessore Erminia Buongiorno Cheli, e anche vice sindaco del Comune di Castiglione, che si occupa della cultura da due mandati amministrativi. Ci dica il suo percorso amministrativo e come si inserisce in questo contesto di questa bella manifestazione. Sì, io, come lei ha già detto, sono al secondo mandato amministrativo con le deleghe all'istruzione e alla cultura. Ecco, io vorrei in questa occasione sottolineare l'importanza della cultura nella, e quindi lo spessore scientifico che questa iniziativa vuol dare, che non è soltanto un'esposizione relativa al riciclo, importantissima anche questa, però veramente proprio creare, formare, partendo anche dagli studenti che saranno parteciperanno anche loro in varie iniziative, partendo da questa formazione, diciamo, e sviluppare quindi una cultura che poi porta all'autonomia e all'indipendenza, diciamo, quindi riuscire a coniugare veramente momenti scientifici e culturali con momenti anche divulgativi, più leggeri, diciamo, ma sempre finalizzati ad un'acquisizione culturale. Importantissimo partire dai bambini. Importante partire dai bambini, parteciperanno i bambini, ma non solo, anche gli studenti più grandi che, come è stato già ricordato in apertura, potranno partecipare alle iniziative, ai caffè della scienza, alle iniziative scientifiche, e potranno anche avere acquisire dei crediti formativi per la missione all'esame di Stato, quindi anche importante da questo punto di vista, perché un attestato di partecipazione darà loro questa possibilità. Benissimo, le faccio una domanda sulla programmazione di Castiglione per quest'estate. Avete già impostato la programmazione estiva? Ecco, per l'estivo si occupa veramente l'assessore alle manifestazioni, per la parte proprio prettamente estiva. Noi concludiamo con le festività aloisiane, quindi terminiamo con la fine di giugno, poi riprenderemo in settembre. Le festività aloisiane, come sempre, prevedono anche la consegna da parte del sindaco dell'onorificenza Luigi Doro ad una personalità che si è distinta per aver fatto conoscere Castiglione anche al di fuori, insomma, del nostro territorio, per aver dato molto a Castiglione. Non dico ancora chi è perché sarà una sorpresa, e poi saranno anche, come ormai da molti anni facciamo, saranno consegnate le borse di studio sia a studenti della scuola secondaria superiore che dell'università, anche borse di studio per tesi di laurea e attestati di merito ad alunni sia delle elementari, delle medie e delle superiori che vengono segnalati dalle scuole, quindi sarà anche quest'anno, ecco, un momento.